Oh, e bentornati, buongiorno a tutti One Ender. Oggi iniziamo a bomba. Questo video è la sua ultima vittoria all'Europeo a Malcisine nel 2019. E a spiegarci tutto questo oggi con noi Claudia Rossi. Ciao Claudia. Ciao Giuseppe, ciao a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te di partecipare. Allora, ci vuoi un attimino spiegare questa vittoria? Te l'ho detto, siamo partiti, voluto partire alla grande oggi, quindi questo video è un grande contributo. Guarda, ogni volta che vedo questo video ho i brividi, perché quell'europeo è stato sicuramente la competizione più difficile e emozionante della mia vita. Ed è stata una competizione in cui, diciamo, sia il team che la mia famiglia, che Gabriele Bani, il mio mental coach, hanno avuto un ruolo importantissimo, perché senza di loro non sarei mai riuscita a vincere e sicuramente ad affrontare quel campionato che è iniziato in salita. È stato un campionato che si è tenuto a Malcesine, dove erano presenti 140 barche provenienti da tutto il mondo. E la prima parte era una parte di qualifiche, dove abbiamo fatto 3 giorni di regata in cui siamo andati malissimo. Siamo entrati in finale 25esimi in classifica, per cui diciamo che non eravamo proprio partiti con il piede giusto. Poi, dopo questi 3 giorni, hanno azzerato il punteggio e si partiva con le finali. E lì abbiamo cambiato molto il nostro approccio e diciamo, abbiamo dato gas, quindi alla fine siamo riusciti a vincere, ma anche la vittoria è stata molto combattuta, perché l'ultimo giorno noi eravamo al secondo posto con un gran distacco dal primo, che erano 12 punti. E avevamo 3 prove di fronte per poter colmare questo gap. E l'ultima prova è stata la prova più emozionante di tutte in assoluto, perché eravamo a pari punti in 3, e per cui chi vinceva quella prova lì vinceva l'Europeo. E noi, dopo 30 secondi dalla partenza, eravamo in testa alla flotta e già lì avevo iniziato a tremare, e da lì abbiamo mantenuto la posizione fino alla fine e ci siamo portati a casa di nuovo questo titolo. Ah, è bello, ottimo. Giusto per fare un minimo di chiarezza, ci hai descritto come hai raggiunto questa vittoria. Possiamo velocemente spiegare? Si parla di vela, chiaramente, in una categoria speciale. Ci puoi dare una breve descrizione di che tipo di vela è quello che fai tu e la categoria? La categoria si chiama J70, è una barca di quasi 7 metri, è abbastanza semplice, nel senso che è abbordabile per tante persone, non devi per forza essere un professionista per poterci navigare. E la particolarità di questa classe è data fondamentalmente dalla numerosità, perché ogni volta che regati con 60-70 barche minimo. Negli anni, noi abbiamo iniziato a regatare in questa classe nel 2016, ma negli anni è cresciuta in maniera esponenziale, soprattutto diciamo il livello competitivo è cresciuto, nel senso che adesso in questa classe trovi i velisti più forti al mondo. Però Beh, ma quanto ti diverti te a fare questa cosa, Francesca? Perché Claudia, perché ti ho visto nel video prima, no? Che praticamente eravate felici, certamente, perché avevate vinto, però ci vede proprio una bella armonia. Siete piccoli, terribili, ma insomma, dai. Sì, io sicuramente sui festeggiamenti andiamo forte, però quello che ho sempre amato di più di questo sport in realtà è la mia squadra, nel senso che io fin dall'inizio navigo con questi ragazzi, ho iniziato con loro e vado avanti con loro, sono molto legata a ognuno di loro e questo rende tutto più bello e più divertente, perché non è solo la vittoria a renderti felice, no? E tutto il percorso che ci sta dietro. Per cui, per assurdo, in quella vittoria lì dell'Europeo, noi venivamo da un periodo in cui era almeno 1 anno e mezzo che non vincevamo una regata. Bene. Prima di quell'Europeo, io mi ricordo che avevo mandato un'email ai ragazzi del mio equipaggio, dicendogli: ragazzi, andiamo in acqua consapevoli di essere forti, possiamo farcela. E quindi c'è stata un'armonia positiva a bordo e alla fine siamo riusciti a conquistarlo. Bello, bello, bello. E poi tra l'altro ti chiedevo anche prima, no? Fuori onda, com'è il rapporto con il papà, no? Perché magari
Sì, so che spesso e volentieri vi trovate di fronte, no? Quindi non è una cosa molto semplice, non è una cosa neanche usuale, però regatate contro. Cioè, che tipo di sensazione provi quando capita una cosa del genere? Ma guarda, io fin da subito ho iniziato a regatare contro mio papà e ho sempre apprezzato il fatto che non ci sono stati mai favoritismi, soprattutto in regata. Noi abbiamo una competizione che è sana e questo sport ci ha legato tantissimo. Mio padre negli anni ha vinto 5 titoli mondiali, per cui per me è un grandissimo esempio e mi ha insegnato tantissimo in questo sport. Quindi ogni volta che me lo vedo davanti devo dire che mi arrabbio, ma allo stesso tempo ho una motivazione in più per cercare di mandarla avanti. Ti emoziona, perché comunque c'è il coinvolgimento personale che va oltre al fatto della sfida con l'equipaggio, eccetera. E quindi c'è proprio qualcosa di più intenso, di più personale. Però ecco, è una bellissima sensazione che si mette insieme a tutte le altre che ci sono in questo tipo di percorso. Che cosa vorresti dire magari alle persone che magari si affacciano all'inizio magari di questo mondo della vela e specificatamente anche sul J70 o altre cose? Ma cosa dire? Secondo me la vela è uno sport estremamente bello, perché è uno sport a 360 gradi, no? Mette insieme il lavoro di squadra, mette insieme tante variabili che in una regata devi comprendere, no? Che non sono facili. Per esempio, non so, la corrente, l'onda, la direzione del vento, sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione, nonché anche la tua posizione rispetto alla flotta, per cui bisogna avere una mente molto ampia, cioè una visione ampia soprattutto di quello che sta succedendo, e secondo me è uno sport che è accessibile a tutti. Semplicemente bisogna dedicarsi tanto a questo sport, ma soprattutto a passarci tante ore. Io personalmente, quando ho iniziato ad andare in J70, non avevo esperienza, avevo fatto solo 2 regate praticamente nella mia vita, però ho avuto la fortuna di essere affiancata da persone che si sono messe sotto e mi hanno cresciuta e hanno fatto di tutto per crescermi e per farmi diventare una timoniera tutto tondo. Che ti ha avvicinato quindi al mondo della vela è stato tuo papà, dico bene? Quindi è lui che da piccola ti accompagnava e ti ha accompagnato. Allora, se fosse stato per lui, probabilmente avrei iniziato ad andare in barca quando avevo 3 anni. Ho aspettato un po' di più, perché sai, all'inizio era una cosa che proprio non vedevo. Non la sentivo come una passione, ci andavo giusto in vacanza d'estate, cercavo di vivermela con più leggerezza. Poi tramite lui ho avuto la possibilità di fare la mia prima regata e da lì mi sono innamorata di questo sport. Ho fatto il campionato invernale e quando abbiamo vinto ho detto ok, adesso è il momento di iniziare questo percorso. A livello tecnico, diciamo nelle tecniche proprio della tipologia di sport, ti ha aiutato tuo papà a trasportartelo, appunto ad inserirti, ad insegnarti. E poi tu ti sei avvicinata al coaching, questo anche per una crescita tua personale. Sono curioso, volevo sapere che tu che fossi proprio testimone di quanto ti ha aiutato, in cosa ti è stato utile, cosa ti ha portato, quindi questa crescita personale associata poi a quella professionale, chiaramente. Che tra l'altro mi sembra il coach sia uno che conosco vagamente. Allora, è anche collegato. È collegato sicuramente, sì, perché è uno che... È uno dei sottolineiamo di... Luca che è un docente dell'Academy di Warren. Certo. Quindi... è un amico e anche un docente dell'Academy, e è molto piacevole poter avere un atleta che è seguita da Gabriele. Ecco, nello specifico anche, oltre alla domanda di Giuseppe, ti volevo chiedere anche poi successivamente se in questi giorni, a parte America's Cup, ok, però che lì si navigano su 20 centimetri, sono cose un po' particolari, ma navigare da sola, in solitaria, ti è mai balenata in testa questa idea?
Allora, ti rispondo prima a quest'ultima domanda e poi torno sul percorso appunto della coaching. Allora, non mi è mai passato in mente, ho iniziato giusto l'anno scorso a navigare in doppio e fare questa nuova disciplina olimpica, forse disciplina olimpica, che praticamente si chiama offshore misto, si è in due in barca, un uomo e una donna, e si fanno regate che possono variare da 250 miglia a 400, dipende dalle condizioni, e per cui sono regate che più o meno hanno un target time di 72 ore ed è estremamente difficile, perché quando sei in mare aperto e sei solo in due a bordo ogni cosa diventa complicata e quindi devi saper gestire tante cose e devi anche saper placare la tua mente, perché a volte vuoi far tutto, cioè noi perlomeno nella mia esperienza me la vivevo come se fosse una regata in G70, quindi che durava un'ora, invece in realtà durava tre giorni, per cui rischiavo di bruciare e arrivare al terzo giorno che praticamente ero esausta. E ci sono stati dei momenti in cui magari avevo anche un po' di timore, perché comunque sai, quando in realtà navighi solo, perché quando ero in turno io il mio skipper dormiva e viceversa, no? Per cui è impegnativo navigare soli e sinceramente non penso che sarà la scelta di farlo, cioè è troppo più grande di me. Che sai, io ho la fortuna che praticamente sto seguendo abbastanza da vicino il percorso di un concittadino, di un mio concittadino, che praticamente sta facendo il giro del mondo in barca a vela da solo, in solitaria, che praticamente si chiama Van de Grobe, per chi è più preparato, e sta concludendo in questo momento, praticamente sono arrivati e quindi partono dalla Francia e tornano in Francia, praticamente fanno tutto il giro del mondo. Non so se la conosci, Claudia, come regata. Non l'ho seguita tantissimo, ma questi ultimi giorni all'arrivo l'ho visto. E quindi ecco, per cui mi è venuto in mente, no, immaginarti in una situazione del genere, che comunque è un po' diverso dal regatare, insomma, comunque con altre persone, che ovviamente uno si dà spalla, e qui c'è un discorso proprio di team e nell'altro caso proprio di solitudine, che è proprio un approccio totalmente diverso allo sport stesso, anche se si tratta sempre di vela. Sì, io personalmente sono una che ha bisogno di stare in mezzo alla gente e ha bisogno di una squadra, anche fossimo solo in due, ma qualcuno ce lo devo avere, perché comunque la condivisione fa parte di me. Io penso che 80 giorni da sole preso al mare non credo di essere. Sono più di tre mesi, sono tre mesi. Sì. Però ecco, nel senso credo che bisogna avere tanta determinazione e tanto coraggio per fare una regata di questo tipo. Infatti. Beh, scusami, comunque tu hai trovato nel tuo... Cosa, scusami? Che comunque dico, tu hai trovato nel tuo, stando in un team, tanta determinazione uguale. Sì, sì, assolutamente, nel senso che sai, nella disciplina che faccio io siamo in barca o 4 o 5 persone e ognuno ha un ruolo ben definito, no? Per cui io nel mio caso, per quanto magari negli anni ho cercato di avere un'idea un po' più generica di quelli che sono i ruoli a bordo, io in realtà in regata devo solo pensare alla velocità della barca, per cui se c'è stato un salto di vento, se qualcuno ha virato sopra di noi o se sta cambiando qualcosa, non è un problema mio. E questa è una delle... sei timoniere, vero? Sì, sono il timoniere. E questa è una delle cose più importanti che ho imparato anche nel percorso che ho fatto con Gabriele, perché non bisogna mai perdere la concentrazione. Cioè, nel momento in cui si è in difficoltà in regata, più sei concentrato e più distanza riesci a prendere nei confronti dei tuoi avversari. Per esempio, quando ho affrontato l'ultima regata, le ultime tre prove del campionato europeo che abbiamo prima visto in video, mi ricordo che appena partivo mi ricordavo sempre di non guardare gli avversari, cioè dovevo star solo ed esclusivamente nella mia barca, e questo mi ha permesso di non perdere mai la velocità, di avere perlomeno una velocità costante che alla fine è servita, no? Sicuramente il percorso che ho fatto con Gabri è stato fondamentale, perché mi ha fatto crescere, diciamo, dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista sportivo. E non è finita la mia crescita, non è finito il nostro lavoro, nel senso che io ho bisogno di lui per andare avanti nel mio percorso,
ci sono degli obiettivi che ancora non sono riuscita a raggiungere, ma che so che raggiungerò insieme a lui. Per cui poche settimane fa ci siamo visti per programmare il 2021. E io ho un approccio un po' particolare, perché durante le regate Gabri tenta di comunicare con me e io sparisco, perché sono una mia bolla in cui non sento e non parlo più con nessuno. Però tutto il lavoro che facciamo prima di arrivare ad una regata è indispensabile. Cioè, praticamente è una consuetudine, una costante, che mi rendo conto che c'hanno tutti i grandi, quelli che vivono bene, quelle persone che vivono bene, che stanno nel benessere, e che costantemente tendono verso il benessere e trovano i metodi. Cioè, per esempio, lavorare con un mental coach significa proprio questo. A volte uno pensa, diceva, il mental coach, cioè, lui è arrivato perché c'è il mental coach, in realtà è il fatto che lui ha scelto di fare un percorso, la persona XY, che sia un calciatore, un tennista, un velista, qualsiasi, e la persona a volte si sofferma sul fatto che lui dice, ok, è stato aiutato da un mental coach. No, è stato lui che è stato intelligente ad avere una persona che lo ha supportato su determinate aree che non sono quella tecnica, tattica, atletica, che sono le altre tre che compongono ovviamente la struttura del campione, ma è la parte mentale, l'approccio è come potersi dedicare a quel tipo di attività per raggiungere delle vette sempre più elevate, cosa che magari chi non ce l'ha dice, sai, io non ho la fortuna di avercelo. Una fortuna invece dipende dalla scelta che uno fa, cioè non è una questione di fortuna, non è che praticamente uno esce fuori, pum, inciampa, dice, c'è un mental coach, ci ho inciampato, no, lo vai a cercare, lo scegli, ci stai insieme e continui ad averci proprio un rapporto continuativo, che è quello che poi dopo, una volta che uno ha raggiunto degli obiettivi, che possono essere l'europeo, poi dopo ne trovano altri, è lì la magia, no? Cioè, la persona, il vincente è quello, cioè il fatto di arrivare a un certo punto e comunque darsi quello scalino da poter fare successivamente e avere un ulteriore obiettivo. E questo devo dire che è una costante che io trovo in tutte le figure, anche quelle che sono venute qui da noi in Coaching Parade. Le persone, i vincenti, sono tendenzialmente, hanno un compagno, diciamo così, d'avventura, che si occupa della parte, diciamo, mentale dell'approccio. Ma io sono d'accordo, io credo che, sai, deve essere anche questo un lavoro di squadra, nel senso che deve esserci unione e condivisione, ognuno deve avere stima e fiducia reciproca, no? Perché è un lavoro comunque che va molto dentro di te, no? Nel senso che cerca di tirar fuori il meglio che una persona dentro di sé, per cui io mi ricordo che quando ho iniziato il percorso con Gabri, il primo anno, in realtà avevo un approccio non molto positivo, cioè non credevo molto in quello che stavo facendo, tanto che a un certo punto mi ha detto, guarda, che tu vuoi arrivare, dove vuoi arrivare, cioè, devi cambiare la tua mentalità, no? Nel senso che devi iniziare ad apprezzare il lavoro che stai facendo, soprattutto a seguire un po' tutto il percorso che lui mi consigliava. E da lì io ho cambiato completamente il mio approccio e ho iniziato non solo ad apprezzare, ma a stimare molto Gabri, sia come persona che come coach, mental coach. E sì, è stato fondamentale questo cambiamento che ho avuto per acquisire consapevolezza e arrivare dove sono arrivata oggi. In che momento ti trovavi quando sei andata a cercare la figura del mental coach? Ma io... sia a livello professionale che a livello personale. In che stato eri in quel momento, in quel periodo? In realtà ero in un momento... La prima volta che ho cercato il mental coach era più per questioni personali che per questioni sportive, perché mi trovavo un po' in un angolo, nel senso che io quando ho iniziato a navigare con G70 sono esplosa subito, nel senso che dopo appena 3 mesi ho vinto l'europeo
e a fine anno ho rischiato di vincere il mondiale, per cui diciamo che sono stata subito sotto i riflettori. Posso aggiungere solo una cosa per rendere mettere a conoscenza tutti? Claudia è considerata per la categoria J70, giusto? Sì. La miglior timoniere a livello mondiale. Chiudo parentesi, torna la parola a Claudia. E niente, ti dicevo che in quel periodo lì, sai, quando ti accendono i riflettori, mettono in un angolo e devi essere in grado, secondo me, a capire come conviverci, no? Perché sennò se ti fai fregare da tutte le aspettative che le persone hanno su di te, rischi di andare in acqua, non divertirti, di magari fare errori che ti costano un campionato, e per cui bisognava soprattutto capire come scindere queste due parti, perché comunque anche la parte, diciamo, mediatica esiste in questo sport, e se vinci è normale che ci sia, no? Per cui ecco, all'inizio io avevo grosse difficoltà, perché poi dopo all'inizio ero acerba, ho vinto che non pensavo nemmeno di essere in grado di farlo, e l'anno dopo quando sono tornata in acqua invece vedevo che tante persone si aspettavano molto da me, e quindi in quell'occasione ho iniziato a lavorare con Gabri per capire come costruire la mia persona e il mio approccio in regata, nonostante quello che ci sta intorno. Bene. Credo che con questo contributo che ha dato ora abbia risposto anche alla domanda che vedevo prima di Marino. Puoi rimandarla un attimo. Come hai cambiato le cose? Quindi un anno di determinati risultati, cambiarli non è così semplice. Sì, sono d'accordo, nel senso che, guarda, per esempio, prima quando parlavate mi è venuto in mente un episodio di quando dicevate, no, di quanto conta la mente in questi casi, no? Quando uno fa qualsiasi tipo di competizione o cerca di raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo nella vita. Io mi ricordo che quando ho vinto l'ultimo europeo che avete mandato video, di cui avete mandato il video prima, io dentro di me avevo già vissuto la vittoria il giorno prima, nel senso che manca la mattina stessa. Io mi ricordo che la partenza era alle 11, mi ero svegliata credo alle 6 di mattina e non riuscivo più a dormire, dalle 7 alle 11 penso di aver visualizzato un'unica cosa, ed era esattamente la scena che si è creata poche ore dopo. Fantastica. No, ma mi immagino Gabriele. No, me lo immagino. Eccola, è stata un'esperienza di rinascita, ci credo. Vabbè, comunque no, me lo immagino, perché conoscendolo immagino. Ma che devo fare? Bisogna fare, se cosa. E poi dopo, magari, ma quando hai detto all'inizio che cerca di chiamarti quando sei in regata e ti sparisci, no? E sì, in quell'occasione io prima, cioè il giorno prima dell'inizio del campionato, io avevo mandato una foto del podio con una freccetta sul numero uno, che ho scritto fra qualche giorno sarò qui io, qualcosa del genere. Questo è quello che voglio avere. Poi dopo da lì ci siamo sentiti a fine campionato. No, non è vero, prima dell'ultimo giorno. Prima dell'ultimo giorno l'ho chiamato perché avevo assolutamente... Vabbè, sai, ognuno ha il suo sistema, c'è chi ha bisogno del contatto costante e continuo, c'è chi invece si entra in bolla e ciaone. Cioè, quindi dipende dall'atleta, e va rispettato anche il desiderio, no, dell'atleta, che magari proprio in quei momenti lì riesce a metabolizzare e a massimizzare tutto quello che è arrivato nel percorso precedente e tutto quello che è emerso con il mental coach. Quindi dipende, sono tutte cose personali. Sì, poi a me perlomeno mi varia molto anche da competizione a competizione, nel senso che l'europeo per quanto, cioè è un titolo che ormai ho vinto 3 volte, e quindi in un certo senso quando vado in acqua ho la consapevolezza di essere in grado di vincerlo, mentre il mondiale non sono mai riuscita a vincerlo, e sempre per lo stesso motivo mi è sfuggito di mano, per cui ogni volta che vado in acqua sono un po' più timorosa, cioè comunque ci sono delle situazioni che mi mettono un po' più in difficoltà, e quindi magari in un campionato del mondo per me la presenza di Gabri, magari un feedback veloce ogni giorno è più importante di non sentirlo per 5 giorni. No, il fatto è sempre acqua di mare o di lago, ma insomma sempre acqua.
quindi come ci riesci nell'europeo ci riesci nel mondiale sicuramente, sicuramente. È questione solamente di approcciare in quella maniera lì e considerare che c'è anche già i tifosi, hai visto? Ci sono già dei fan. Ok. Okay. Giuseppe. Io volevo aggiungere una cosa. Mi piace, Claudia, ogni qualvolta si invitano degli ospiti alla Coaching Parade, mi piace proprio che siano testimoni dell'avvicinamento che hanno avuto col coaching e di quali cambiamenti hanno ottenuto, e ci teniamo a farlo presente, e andando a lavorare come mental coach direttamente con la persona, o come nel caso nostro con l'Academy, facciamo dei magnifici percorsi che sono adatti a tutti, che possono poi portarti a scegliere poi di diventare un mental coach, quindi con tutta una sorta di esami, certificazioni vengono rilasciate, ma sono percorsi bellissimi che possono, anzi devono fare tutti, e tutti ne traremmo, cioè ne possiamo trarre tantissimi vantaggi in questo. E il fatto di portare persone come te che sono testimoni veri e propri del successo che hanno avuto, e lo testimonia anche non solo a livello professionale, ma come hai confermato tu prima, anche a livello personale. Quindi questo è proprio un invito che si va a fare tutte le volte alle persone, di avvicinarsi veramente a questi. Diamo la possibilità di fare diverse tipologie di percorsi. Ne stiamo facendo ora due a settimana, sono due diversi livelli, e la gente è contentissima, e tutte le lezioni, al termine di tutte le lezioni, cioè veramente ci arrivano feedback meravigliosi di testimonianze di quello che stanno facendo. Quindi è un invito veramente ad avvicinarsi. Claudia, ci dai un aiuto? Io praticamente, sai cosa mi succede? No, ti chiedo un aiuto a te. Mi succede che io ultimamente sono spesso in radio, no? E in televisione, che praticamente mi fanno la domanda: ma che fa un mental coach? Che poi a voi mi presentano magari a volte anche come imprenditore, no? Perché in realtà poi la mia figura è diversa, non è solo mental coach, ma è quella di avere, diciamo, una scuola, un'academy che produce, che crea mental coach. Ecco, ma nel momento in cui c'è quella domanda, te cosa gli risponderesti? Io risponderei che ti dai gli strumenti per far uscire il meglio di te e ti accompagna in questo percorso, per cui anche quando magari questi strumenti non sai utilizzarli al meglio, riesce ad aiutarti anche in quello. Me la registro, così me la scrivo, me la imparo, e così quando mi fanno la domanda gli sto scrivo cheat rossi. C'era meglio la risposta, molto chiara. Bello, bello. Ci siamo. E i nostri 30 minuti anche oggi li abbiamo raggiunti. Anche con te, Claudia, andremo avanti a ore a parlare. Abbiamo dei tempi da rispettare. Io ringrazio vivamente da parte mia, da parte di OneEnd, la tua presenza di oggi. Te ne siamo molto grati. Ti aspettiamo nuovamente, e magari anche a qualche corso dei nostri, della nostra scuola. Grazie mille a voi, davvero è stato un piacere, e veramente sono felice di aver partecipato a questa diretta. E perché no, magari qualche corso me lo verrò a fare. Vai. Poi ci abbiamo i docenti bravini, va. Va bene, ok, un abbraccio grande. Grazie. E quindi grazie ancora a tutti. Il tuo sorriso, i tuoi occhi così brillanti, così diciamo pieni di vita, me li porto per questo weekend, visto che praticamente il tempo non è che, e così mi immaginerò sempre costantemente un bel sorriso e questi occhi belli vivi che ci ha portato la nostra Claudia oggi nella Coaching Parade. Grazie ancora. Ciao a tutti, a venerdì prossimo.